Sorta da qualche tempo l'associazione, o meglio, la consulta delle associazioni di volontariato del comune di Bitonto è molto attiva sul territorio e molto si è attivata uh, nella questione della sanità e dell'ospedale Bitontino. La sua presidente Rosalba Cassano sicuramente potrà chiarirci meglio quella che è la posizione dell'associazione di volontariato nella questione ospedale. La consulta del volontariato è un organismo istituzionale di partecipazione e interpreta la volontà della comunità e raccoglie in maniera chiara le stanze di 22 associazioni di volontariato. Noi ci vediamo schiacciati da questo piano di rientro voluto dalla Regione Puglia che ha avuto sin dall'inizio una connotazione solo ed esclusivamente di natura economica e che ha previsto la soppressione di tutti i posti letto presenti nel nostro nosocomio. L'ospedale è chiuso per questo motivo. Um, ha tralasciato questo piano di rientro la dimensione della persona e non ha garantito i servizi sostitutivi alternativi di prossimità. Ora la nostra è una presa di coscienza e di consapevolezza. Mm. Teniamo conto che la consulta del volontariato è solo da ottobre che si interessa delle questioni relative a tutta la comunità e da dicembre è sempre stato al punto, un punto all'ordine del giorno l'ospedale di Bitonto. Ora noi denunciamo questo stato di fatto, non c'è stato un consenso da parte nostra, è stato tutto fatto a priori dalla regione e da chi per loro. E noi eh, denunciamo anche la mancanza di infrastrutture. Il piano regionale prevedeva sì la chiusura dell'ospedale di Bitonto, però di pari passo dei eh, servizi sostitutivi alternativi, cosa che non è stato fatto. E le infrastrutture non sono sono Assolutamente valide e idonee quando i cittadini di Bitonto di Palo del Colle di Mariotto di Palombaio devono spostarsi a, al, al San Paolo. Come devono raggiungere quest'altro ospedale? È difficilissimo. E ancora si parla di infrastrutture. Di qui a venire è un atto um, non gradito che ci lascia molto perplessi. E... Ed è difficile accettare questo tipo di logica, che non è la logica del cittadino comune. Ecco, ho una domanda anche come presidente della consulta del volontariato: come spiega questa estromissione eh, dai percorsi di partecipazione che la regione ha fatto, di fatto non confrontandosi con la realtà del territorio? Io ritengo che ehm, qualcosa dal 2007 è cambiato. Um, Bitonto è stata tolta, è, è stata tolta da queste... Um, relazione politica proprio con la Regione Puglia. Forse noi siamo stati risucchiati in un sistema di programmazione delle politiche territoriali che non era consono a noi. Um, non dobbiamo dimenticare che nel 2007 c'era stato offerto dall'allora assessore tedesco un nuovo ospedale. Noi saremmo stati eh, il polo Bitonto capofila con Terlizzi, Molfetta, Giovinazzo. E nel 2007 eh, noi facevamo anche parte di un piano strategico, un piano strategico che ci vedeva eh, al primo posto, quello la diversità fa sistema. Noi eravamo capofila eh, sempre con Terlizzi, Molfetta, Giovinazzo. Questo piano non fu approvato nel 2007, la Regione Puglia non volle perché ci ha inserito nel piano strategico Metropoli Terra di Bari. Penso, e non è mio pensiero perché io sono sempre presidente della consulta e, e, e a me vengono gli altri a denunciare queste cose: eh, noi stiamo diventando un'appendice dell'Ospedale dell San Paolo e forse stiamo entrando senza che abbiamo mai dato il nostro consenso in un'area metropolitana quale quella di Bari risucchiati. E così, da un giorno all'altro, professoressa Cassano, all'interno della consulta, quali sono le perplessità che sono emerse? Le perplessità è che il 26 febbraio uh, io personalmente ho partecipato all'incontro con l'assessore Fiore in qualità di presidente della consulta del volontariato. In quella sede eh, c'è stata un, una nostra denuncia eh, di fronte a questo collassamento. Noi stessi abbiamo detto che eh, l'ospedale, gli utenti erano in apnea, eh, lo stesso San Paolo è già in apnea perché ridotto... In, in, per quanto riguarda la struttura, si trova invece eh, gente in più che va all'ospedale perché il nostro ospedale ora è privo di posti letto. La nostra perplessità nasce dal fatto che. Eh, L'assessore Fiore, ehm, nonostante quel giorno abbia detto a chiare lettere che l'ospedale è chiuso, l'ospedale di Bitonto, però ci ha assicurato e ci ha dato delle garanzie ehm, di altri servizi, quali il dei sergeri, il dei service, che sarebbero stati messi ehm, nel nostro ospedale, cioè noi avremmo avuto questi altri servizi sanitari. Ma a fronte eh, dell'articolo uscito proprio ieri, 8 marzo, sulla Gazzetta del Mezzogiorno e anche sulla Repubblica, eh, nella, nel quale articolo si dice chiaramente che Fiore rinvia ogni possibile modifica a giugno. E, ehm, e che non ripropone quello che invece alcuni consiglieri chiedevano, cioè attivare i, così, i percorsi alternativi e quindi attivare il dei service e i servizi di RSA. Eh, di, allora io mi dico, tutto quello che è stato detto quel giorno, il 26 febbraio, a chi ha giovato? L'assessore Fiore non credo che dal 26 febbraio all'8 marzo abbia cambiato atteggiamento così repentino. Già sapeva dal 26 febbraio che avrebbe dovuto dire di no anche a questi servizi sanitari alternativi e questo è eh, preoccupante per tutta la nostra comunità. Io mi auguro che alla luce di queste ultime parole di Fiore... Pubblicate da tutti i giornali, um, i nostri rappresentanti prendano atto e si attivino diversamente e partecipino attivamente. Ecco, spesso questo tipo di iniziative vengono tacciate di saper solo portare delle critiche. La consulta del volontariato in collaborazione con la consulta del, per gli anziani o con anche tutte le organizzazioni sul territorio ha delle proposte alternative rispetto a questa che è di fatto una proposta ultimativa da parte della Regione? Certo, le nostre richieste sono richieste che spero vengano accolte veramente. Avviare un vero tavolo di concertazione con l'ASL la Bari: un tavolo che non sia già partito come quello che è partito, cioè un tavolo che non sia puramente informativo, un tavolo dove ci vedano protagonisti, anche perché le strategie politiche afferenti alle città vedono, prevedono la partecipazione attiva della cittadinanza attiva e noi siamo rappresentanti dei cittadini. Una, una grande rappresentanza noi, come Consulta del Volontariato, la Consulta del, degli Anziani e le associazioni afferenti all'area della, della disabilità. Poi vorremmo anche una conferenza dei servizi sanitari di prossimità erogati dalla ASL Bari. Poi voglio anche ricordare che ehm, ci stiamo attivando con dei mezzi di comunicazione. Eh, per noi innovativi, ma internet oramai è in tutte le case, per cui se qualcuno vuole ehm, dare il proprio contributo e condividere con noi le problematiche afferenti all'ospedale eh, o la, le questioni sanitarie. Eh, ci ci possono contattare su Facebook, noi abbiamo una pagina di Facebook, consulta del volontariato del comune di Bitonto e lì possiamo concertare qualsiasi cosa che possa andare bene per i cittadini. L'ultima provocazione, perché non ritornare a pensare una progettualità di un nuovo ospedale come struttura fuori da Bitonto? Nell'agro, nel triangolo tra Bitonto, Molfetta, Terlizzi, Corato e Giovinazzo non sarebbe male, così diventeremmo autonomi e il, questo nuovo ospedale diventerebbe un ospedale di eccellenza.